tutti ragazzi, il mio nome è Agromodernissimo, qua in questo nuovissimo episodio di Euro Truck Simulator 2. Torna dopo tanto tempo Euro Truck, oggi sono in single player perché mi mancava fare un episodio così tranquillo in single player, anche perché non avevo voglia di organizzarmi con gli altri, diciamo che sono un po' allo stretto con i tempi, però avevo veramente voglia di giocarci e molti di voi mi hanno anche detto che avevano voglia di rivederlo. Oggi cosa facciamo? Trasportiamo con questi Veco Stralis, due autocisterne, 12 tonnellate di peso, quindi nulla di che. Il percorso che facciamo è da Berlino fino a Dortmund, quindi nulla di che, nulla di così eclatante, diciamo. E quindi direi che possiamo anche far che partire. Un attimo, come al solito devo far partire il timer mentre sto registrando perché altrimenti non me ne ricordo. Ok, va bene. Allora, entriamo in cabina come al nostro solito. Accensione. Non mi ricordo se avevamo già usato con Euro Truck un Iveco. Forse sì, non mi ricordo. Allora, qua mi pare che devo uscire di là, se non ricordo male. Tac. Sto giocando con la beta 1.19 o 9. Qualcosa. Comunque c'è un 19 e un 1 in teoria. È quella nuova. Almeno Steam me la segnava come beta, quindi penso sia beta, non so se è già diventato ufficiale. Ok, verdi per noi, perfetto. Illuminazione naturale oggi, ho provato a fare, come sapete sto facendo tantissime prove per la webcam, quindi come al solito vi chiedo di darmi qualche parere. Per esempio mi avete detto che nel video di spinta sarà troppo piccola, oggi lo dimostro ingrandita un pochino. Poi come vedete ho spento le luci qua sopra, sto registrando in modo da avere la luce naturale, non ho voglia di... voglio provare a non mettere le luci, diciamo, artificiali, voglio tentare di tenere tutto il naturale, al massimo vedrò di farmi qualche pannello riflettente da mettere qua dietro in modo che mi giri. Per esempio su Spin Tires ieri, il video di ieri, è andato bene quando era di giorno dentro al gioco, perché quando è giorno ovviamente lo schermo produce molta più luce che mi arriva direttamente in faccia. Se invece registro quando nel gioco è di notte, ovviamente mi arriva meno luce in faccia, e questo ovviamente comporta tanti altri cambiamenti. Poi altre cose, alcuni di voi mi hanno chiesto: Agro, potresti fare come fanno alcuni che si tolgono lo sfondo e lasciano solo la testa con la sedia? Lo so che si può fare, io diciamo che con il Keylight qualche esperienza ce l'ho, dato che l'ho già utilizzato diverse volte, ma con le Reflex. Il principio di base però è che non è che io gli posso dire ok, tu toglimi, non gli posso dire, che cavolo fa questo qua, vabbè. Non gli posso dire tu toglimi tutto quello che c'è dietro la mia sedia, perché lui non capisce dov'è che c'è la sedia, dov'è che finisce la sedia e queste cose qua. Solitamente si fa così se tu dietro hai una parete, ok? Hai una parete o un green screen, comunque hai un qualcosa con un unico colore, sempre uguale. Io nel mio caso, guardate, le lenzuola sono di un colore diverso, gli armadi sono di un colore diverso. Quindi o fotogramma per fotogramma mi metto a ritagliare, ok? Ma vuol dire che più o meno per ogni episodio dovrei metterci sulle 3 ore, un'ora e mezza, 3 ore. Dall'un'ora e mezza alle 3 ore per ritagliare sempre tutti i miei movimenti. Oppure vi lascio questo quadratino e boom. In realtà sto testando una nuova versione di OBS, che è il programma che utilizzo per registrare, e dovrebbe avere la possibilità di dare una forma all'inquadratura, diciamo, della webcam. Quindi al posto di farvi questa specie di rettangolo che vedete adesso, mi sto preparando per fare, non so se avete presente il mio logo, ok, farlo, integrare la mia faccia dentro al mio logo, una cosa del genere. Vedrete, se penso verrà una cosa bella, mal che vada mi ritiro su un classico tondo, un cerchio o queste cose qua, perché in effetti il rettangolo non è che voi chissà quanto bello. Poi ragazzi, ho bisogno di un vostro parere, mi piacerebbe magari iniziare a mettere una delle mie magliette, che di quelle nuove che ci sono su Spreadshirt, quelle che potete provare anche voi, e voglio sapere quale vi piacerebbe vedere nei miei video, se è quella ufficiale, quindi quella con logo agromoderni, oppure vacca non mucca, oppure farmer style, oppure quella della Coca-Cola, oppure cos'è che ho ancora fatto, mi pare basta, e vabbè tirami pure dentro, vabbè che non ho messo la freccia però.
in effetti era colpa mia, vabbè. E niente, abbiamo 20.000, io devo ancora aggiungere quei maledetti 15.000, 16.000, quelli che sono. E non ci posso fare nulla, ragazzi, purtroppo colpa mia, sono pigro e non mi ricordo mai le cose. Ma la cosa bella è sapere di non essere l'unico su questo pianeta ad essere così. Ok, piano. Ok. Io non so adesso quanto ci vorrà ancora per il viaggio. Magari io lo commento tutto e taglio le parti. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere, oppure mi faccio un taglio io nelle vene, ovviamente. Poi, dato che è uscita questa cosa, anzi, è uscita spesso ultimamente, molti mi chiedono: Agro, che webcam hai? Agro, che tastiera hai? Agro, che pezzi ha il tuo PC? E queste cose qua. Ragazzi, io ho fatto in modo da mettervelo nella descrizione del canale. Per chi non lo sapesse, ogni canale YouTube ha una sua descrizione. C'è chi non la utilizza, c'è chi la utilizza. Io per esempio la utilizzo. Nel senso che se voi aprite il mio canale e cliccate sul tasto informazioni, li avrete, vabbè, all'inizio una breve descrizione del canale, che è quella che esce quando voi cercate su YouTube o su Google il mio canale. Dopodiché c'è l'elenco di tutte le componenti del mio PC, di tutte le mie periferiche, quindi il controller dell'Xbox, la mia tastiera, la mia webcam, le mie cuffie, tutte queste cose qua. E quindi potete tranquillamente vederla lì. La grafica è carina, dai. È veramente carina. Pospeed. Sto guidando un po' da cagnolino e sto facendo anche una certa velocità, che non è indifferente, 133 non è mica poco. Questa invece è una maglietta che ho comprato su TT e poi magari la vedrete in qualche vlog che farò più avanti. Ecco, poi ragazzi inizierà, penso da lunedì, la programmazione seria. Quindi quello che vi dicevo, che tenterò di portare almeno 6 giorni alla settimana o almeno 5 giorni alla settimana programmazione fissa. Gli altri 2 giorni li gestirò con i jolly. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi saprete che in quel determinato giorno tutte le settimane ci sarà quella determinata serie, ok? Che secondo me è un vantaggio per voi, per il fatto che sapete, non dovete più venire a scrivermi tutti i giorni: Agro, cosa esce oggi? Agro, cosa esce domani? Agro, cosa esce dopodomani? Ma Agro, l'episodio 7 è già uscito, quando esce? E queste cose qua. Voi saprete già tutto, e in più è meglio per me, nel senso che così mi imparo ad organizzarmi, perché altrimenti non ne veniamo a capo. Perché, per carità, molti mi hanno fatto già i complimenti e io li ho sempre ringraziati, perché sembrerebbe che molti altri youtubers, per esempio, già solo il fatto di magari caricano un video al giorno, ma non lo caricano come me sempre alla stessa ora. Poi è anche vero che io non è che sempre un video al giorno, magari una volta ogni 2 settimane capita che non riesco a caricare. Però capite un pochino il senso, cioè io già un pochino ce l'ho la base di cercare di standardizzare, come, non dico come se fossi un'emittente televisiva, però mi piace, ah no, io non devo uscire dal 9, cavolo. Ok, mi piace potervi dare un po' di sicurezza come piacerebbe a me. Infatti ero abituato, per esempio, per chi qualcuno lo saprà, no? Io seguo molto Marcus Cron e più o meno tutti i suoi video, tutte le sue serie, a parte Terraria che non mi scende giù. Però di Marcus Cron, ok, sono contento perché, che ne so, finisci pranzo e dici: ok, a luna, cioè, esce il nuovo episodio di Tekken Beecraft, ok, me lo vado a guardare. In quest'ultimo periodo che lui non ho ancora ben... Oh cavolo, c'è l'autovelox. In quest'ultimo periodo che non ho ben capito se o in vacanza, poi forse si era preso tipo la febbre, aveva avuto febbre e gli era andata via la voce, queste cose qua. Comunque è arrivato a un ritmo di un video solo al giorno, anzi alcune volte addirittura neanche riesce a caricarlo. Video talvolta, diciamo, un po' recuperati, nel senso che lui forse era andato a un concerto, se non sbaglio, e si è fermato a dormire in campeggio, e allora adesso sta mettendo qualche spezzone ogni tanto del campeggio. Per carità, lo posso capire, perché, cioè, comunque sono uno youtuber anch'io, seppur più piccolo, comunque posso capire.
Però lo noti proprio perché tu prima eri abituato ai suoi 3 video al giorno, perché lui ne caricava 3. 3 video al giorno, o comunque almeno 2. E invece adesso il fatto di non sapere ti blocca, cioè a me dà fastidio. Quindi ho detto, se dà fastidio a me, probabilmente lo darà anche agli altri. E quindi questo è ciò che voglio veramente fare. Voglio cercare di darvi una tabella in modo che siamo tutti felici, ok? Quindi tutto questo giro di parole per dirvi che adesso ci sarà da decidere la programmazione. Probabilmente si inizierà con... Allora, lunedì fisso probabilmente ci sarà Spin Tires. Il giovedì ci sarà Pro Farming. Poi ci sarà un giorno, voglio fare un giorno della settimana voglio fare tutorial. Quindi, che ne so, partiremo editing delle screen, poi vi insegno a fare una intro, vi insegno ad illustrare, tutte queste cose qua. Tutte le cose che io so fare, ma di tutto, passiamo magari dall'editing video fino all'utilizzo di tutte le funzioni di Farming Simulator, che so che molti, magari alcuni, non sanno neanche cos'è la modalità sviluppatore, per esempio. Io la trovo utilissima, capito? Quindi mi piacerebbe anche fare un altro giorno alla settimana tutto con i tutorial. E questa webcam mi aiuta perché... Diciamo che prima non li facevo i tutorial per il semplice fatto che mi dà molto sui nervi quel tipo di tutorial. Ok, guardate, questo è il mio desktop, ok, adesso partiamo e sistemiamo. No, io voglio fare un inizio tipo di 30 secondi in cui vi spiego cosa andiamo a vedere con la webcam, in modo che mi vedete, e poi dopo vi faccio il tutorial, ma giusto per rendere un po' più personale, perché altrimenti mi sa troppo di, non dico bimbo minchia, ma di poco esperto, ok? Invece voglio che ci sia un buon rapporto anche visuale tra di noi. Poi un altro giorno alla settimana probabilmente ci sarà Euro Truck, un altro giorno Farm Expert, e così siamo a 4 in teoria. Allora, Spin Tires, Pro Farming, Farm Expert, Vlog, Tutorial, Euro Truck, siamo a 6 già. Poi ci sarà un giorno invece Jolly, quindi questo giorno Jolly praticamente... andrà un po' a sorpresa, ok? Nel senso, ho un video agricolo da postare, l'ho posto nel giorno Jolly, che probabilmente sarà la domenica, ok? Quindi ho un video, che ne so, un video agricolo, ok, l'ho posto la domenica perché è un giorno Jolly e io non ho un video agricolo da postare ogni settimana. Quindi diciamo è un po' per quel tipo di video che non fanno o non fanno parte di una serie o magari di una serie che non porterò tutte le settimane, queste cose qua. Non escludo che magari quando c'è, soprattutto all'inizio che c'è un po' più di lavoro su Pro Farming, magari ci saranno 2 episodi alla settimana di Pro Farming, perché uno sarà il giovedì e magari ogni tanto qualche episodio Jolly sarà proprio di Pro Farming. Questo era giusto per spiegarvi un pochino come intendo sistemare il canale. Intanto mentre parlavamo abbiamo distrutto 3% di danno. Vabbè. E che a parlare, ragazzi, brutte cose. Ci si distrae. E niente. Poi vedrò. Perché tipo, probabilmente, per esempio, Euro Truck pensavo di portarlo, visto che non è che piaccia chissà cosa. Cioè, rispetto a Farm Expert, a Pro Farming, a non lo so, anche altre serie, non è che piaccia chissà cosa. Quindi magari pensavo alcuni giorni della settimana farli alternati, tipo Euro Truck esce questo, che ne so, magari mettete questo mercoledì, il prossimo mercoledì esce quello il mercoledì della prossima settimana, ancora non uscirà Euro Truck ma uscirà Construction, la settimana ancora dopo uscirà Euro Truck, la settimana ancora dopo Construction, diciamo, da alternare, giusto per portare un po' di serie diverse, diciamo. Questa è una situazione molto brutta, io vorrei superare ma non posso. Non voglio superare a destra perché io ci tengo alla legge. Sto girando di 122 con un cambio, vabbè. Non mi tirare dentro, brutta bagassa. Ok, scusate, non volevo dirlo. E mi metto in questa corsia così almeno non mi rompono. E niente, altro da dirvi direi di... Che non c'è nulla. Ah, ecco, Patreon, non so quando riuscirò a fare il video, cercherò di farlo il prima possibile. Occhio, perché c'è già stato qualcuno che ha già donato. Vi ricordo che Patreon è studiato in modo che, come se tu gli dicessi, ok, per me va bene mettere a gromma danni come spesa fissa, ok? Quindi, se siete tra quelli che hanno già donato,
fate attenzione, perché o disdite, io ve lo dico, vi avviso perché non voglio fregare nessuno, o disdite il Patreon, nel senso che a me arrivano solo i soldi della prima donazione, oppure poi lui ogni mese inizierà a togliervi i soldi. Io penso che terrò tutti i patch, cioè nel senso chi ha donato anche solo una volta rimane Patreon e basta, ok? Anche se dona solo una volta, non farò come alcuni youtuber che tengono come Patreon, cioè finché doni tutti i mesi sei Patreon, altrimenti no. Io apprezzo già solo le persone che hanno voluto donare una volta, quindi mi basta. E niente, volevo giusto dirvelo, perché poi non voglio solo che si creano disguidi. Altro direi niente. Manco in 42 minuti, beh, allora ce la facciamo tutta. Questo episodio al massimo viene un po' più lungo. Ecco, poi altre cose che vi volevo chiedere era un'altra cosa. Se in che cosa vorreste vedere investiti i soldi di Patreon? Ok, magari comprare nuovi videogiochi, ok, li film li posso capire. Ma a me piacerebbe fare qualcosa di più grosso, nel senso che non mi dispiacerebbe mettere come su Patreon si possono mettere i goal, li chiama, cioè proprio l'obiettivo da raggiungere. Non mi dispiacerebbe mettere un volante o che ne so, il set di farming di volante pedaliera. Sono costosi, ok? Sono molto costosi e probabilmente non ci arriverò mai con solo i soldi del Patreon. Bisogna che vedere, perché ultimamente YouTube sta pagando un po' meno del solito. Però secondo me sarebbe, per il tipo di video che faccio, sarebbe figo vedermi giocare con col volante. Anche soprattutto adesso che metto la facecam, quindi poi magari potrei sistemare, non è un problema, so come farlo. Dato che posso utilizzare un treppiede che ho qua. Aspettate, che guidare con una sola mano è un casino. Questo treppiede qua che supporta la mia webcam, lo potrei mettere in modo da inquadrare anche il volante, in modo che vedete in un angolino la mia faccia e il volante, e poi ovviamente in grande vedete il gameplay. Questo secondo me ne gioverebbe per voi che vedete, per me che gioco in un modo un po' più realistico e tutte queste cose qua. Oppure alternativa, visto che vorrei iniziare a fare vlog, mi piacerebbe comprare delle luci da studio, perché non dimenticate che la fotografia si chiama proprio così perché deriva da luce, è la cosa più importante. Non è avere un obiettivo grande, un obiettivo chissà cosa di qualità, non è importante avere una macchina da 1000 megapixel, ma dipende come gestisci la luce. E io su questo mi sa che ho ancora molto da imparare, però appunto mi piacerebbe comprare un set di luci, o almeno due faretti di quelli, diciamo, non dico professionali, ma almeno entry level, per illuminare meglio nei vlog e imparare a fare qualcosina. Quindi quella è un'altra spesa, quindi lì si parla forse di qualche soldino in meno, nel senso che con 60 euro ti compri già un faretto a LED buono. Metti che te ne prendi due, più magari qualche diffusore e gli stativi. Entro i 150 euro diciamo che ti fai un buon set già di illuminazione. Oppure per 150-120 ti puoi comprare delle softbox, e sono anche lì buone, però sono molto meno portatili. I faretti a LED sono piccoli così, le softbox invece sono robe enormi, sono quelle che vedete, non so se avete presente magari nelle scene di qualche film quando fanno le foto, no? Avete presente quelle luci che sembra che dentro sono dentro una stanzina piccola, no? Per chi non le conoscesse, e quelle servono per fare una luce molto più morbida, molto più diffusa e così via. Cioè, mi piacerebbe anche investire in quello, però voglio sentire anche voi. Perché ovviamente con Patreon io ci faccio solo roba per canale, l'ho già detto, tutti i soldi che mi donate andranno sempre solo per il canale. Io per le cose mie personali mi aggiusto. YouTube diciamo che non è ancora un lavoro, quindi mi devo trovare un altro lavoro esterno. Quello che esce da YouTube, i soldi che escono io li reinvesto, quindi. Ah, abbiamo passato a livello, ok, perfetto, abbiamo guadagnato solo 8000, ma vabbè. Ah, sblocchiamo un attimo, lungo raggio, ADR, carichi fragili. Qua cosa mi farebbe? Sbloccare l'offerta con carichi fragili.
Vabbè, dai, io farei questo, così almeno sblocchiamo un po' più di robe, un po' più di trasporti. Niente, io ragazzi vi ringrazio tantissimo, spero di non avervi annoiato. Erano tutte cose più o meno per il canale, però ci tenevo a dirle. Fatemi, veramente molto importante, se avete seguito, se tenete il canale, di farmi avere un parere su tutte queste cose nei commenti. Quindi per favore lasciate un bel like per farmi sapere se il video vi è piaciuto, e nei commenti rispondetemi alle piccole domande che vi ho lanciato qua e là, spiegandovi. Se avete anche qualcos'altro, perché io ho proposto volante e le luci, ma magari qualcuno di voi dice: boh Agro, metti da parte i soldi per fare, che ne so, per comprarti i biglietti per andare ad Agritecnica e ci fai un reportage da Agritecnica con le novità del mondo agricolo, ok? Questa potrebbe anche essere un'altra idea. Ditemi voi nei commenti come dovrei investire i soldi, sono curioso di sapere la vostra. Niente, quindi io vi ringrazio ancora tantissimo per la visione, da Agromoderni è tutto, noi ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video o su tutti i social network. Ciao a tutti ragazzi!